Una delle strutture di riferimento della Valle Onsernone è senz'altro il centro sociale di Russo. L'ha visitato per noi Marzio Arrigoni. La Valle Onsernone pensa ai suoi anziani. Il centro sociale onsernonese ora dispone di due strutture, una a Russo, inaugurata nel 1989, e una a Loco, recentemente ristrutturata. Direttore del centro sociale onsernonese da 15 anni è Tarcisio Terribilini. Le due strutture medicalizzate che dirige sono in grado di ospitare complessivamente 64 persone. Gli anziani sono dunque ben assistiti. Gli anziani sono assistiti in tutto e per tutto come la legge lo prevede, d'altronde. Noi abbiamo aperto il centro sociale in tutto e per tutto come la legge lo prevede, d'altronde. Noi abbiamo aperto il centro sociale qui di Russo, la sede qui di Russo, il 1° gennaio 1989 e con il 1° luglio 2002 è stata ampliata con un'altra sede, neanche una sottosede di Loco, ovvero sia era uno stabile già a casa per anziani che era gestita dalla Congregazione di Suore che purtroppo dovevano chiudere. Per il momento lì ci siamo interessati e abbiamo in sostanza acquistato questo stabile e abbiamo continuato l'attività. Attualmente lo stabile è in ristrutturazione ma agibile in tutto per tutto. Negli anni il problema principale è sempre stato quello di riuscire ad assumere personale qualificato. Raggiungere la Valle Onsernone non per tutti è facilissimo. Questo è sempre stato il problema di base già dalla partenza dell'89 quando abbiamo aperto e abbiamo dovuto per forza di cose rivolgersi all'estero, in questo caso la vicina Valle Vigezzo, Domodossola in sostanza, dove abbiamo potuto trovare il personale adatto, ideale e formato. Attualmente possiamo dire che circa la metà del personale diplomato, infermieristico, intendo, proviene sempre dalla vicina Italia, dalla zona del bacino di Domodossola in pratica. Il centro offre diversi servizi, un ambulatorio medico e un servizio di fisioterapia aperti alla popolazione, distribuisce pasti a domicilio e diventa mensa scolastica per la scuola dell'infanzia, le elementari e le medie. Si diceva, sono molte le persone che credono nelle potenzialità di questa valle. Fra queste persone c'è anche il signor Livio Morgantini, che con la moglie Fernanda ha deciso di affrontare una nuova avventura. Il signor Morgantini una volta era materassaio, la signora lavorava in una casa per anziani e da un mese i coniugi Morgantini gestiscono questa locanda Zot a Vergelletto. Insomma, una bella avventura, qualcuno potrebbe pensare anche che siete un po' temerari. Ma diciamo, insomma, non proprio temerari, ma posso dire che è stata mia moglie a lanciarmi l'idea. E allora io ci vado dietro, lei è praticamente la locomotiva e sono contento, sono soddisfatto. Fino adesso abbiamo avuto successo e anche per l'agente della Valle ci sostiene e anche i turisti, diciamo. Signora, come vive questa esperienza? Bene, molto bene, il mio sogno finalmente si è realizzato e voglio ringraziare tanto la popolazione della Valle Onsernone che ci sostiene. Io dicevo che siete anche un po' temerari perché ricordiamolo, questo è uno dei locali più discosti della valle e qui a Vergelletto, sempre in questa locanda, c'è anche il sindaco di Vergelletto, Cristiano Terribilini. Buonasera. Benvenuto sindaco. Beh, anche a lei devo chiedere, ma chi l'ha fatto fare di fare il sindaco? Certo che è sicuramente un impegno essere sindaco di un comune e a maggior ragione un comune come il nostro, che siamo oltremodo discosti dalla città. Ecco, ma un giovane di 28 anni normalmente pensa ad altre cose. Lei come mai ha deciso di fare il sindaco? Ma l'interesse per la politica a livello comunale c'è sempre stato, tant'è vero che sono in municipio ormai da più di 10 anni e sono diventato sindaco con l'ultima legislatura. Con lei cosa cambierà qui a Vergeletto? Quali sono i suoi sogni nel cassetto? Ma cambiare non cambierà molto. La mia idea è quella di far sì che il paese abbia comunque un futuro. Quindi vuol dire garantire le condizioni quadro affinché
Virgilietto non diventi semplicemente un luogo di vacanza, ma che rimanga un luogo dove vivere permanentemente. Grazie sindaco, auguri. Ecco, pensate, persino il mondo della moda ha riscoperto la Valle Onsernone. A Berzona c'è qualcuno che con le sue realizzazioni sta facendo tendenza. Vediamo con Marzio Arrigoni di che si tratta. L'industria della paglia ha permesso alla popolazione della valle di vivere in un relativo benessere tra il XVII e il XVIII secolo, una fonte di reddito che, quando è venuta a mancare, ha innescato una grave crisi economica che ha costretto molti abitanti ad emigrare. Oggi, a Berzona, la lavorazione della paglia è stata rilanciata in grande stile grazie all'associazione Pagliarte. Alla presidente Francesca Mancini abbiamo chiesto che cosa l'ha spinta ad avventurarsi in questo ambizioso progetto. Innanzitutto per noi, perché ci piace creare e ci piace lavorare manualmente. E poi adesso abbiamo diverse richieste dagli artigianati, tagliamo anche le sedie, da diversi restauratori, abbiamo molte richieste. La paglia la compriamo a Firenze, ma è paglia di riso che arriva dalla Cina. Una volta era segale, ma oggigiorno è impossibile continuare con la segale. Ovviamente la creatività è stata adattata ai gusti più moderni ed i risultati sembrano dar ragione a chi ha creato l'associazione, che presto avrà pure un sito web. E qua era già una tradizione nella Valle Onsernone, e allora la richiesta c'è proprio come prodotto tradizionale, poi adesso c'è la paglia colorata e anche un po' di modernità, e richiesta c'è, sì. La lavorazione della paglia non è l'unica attività in cui è impegnata Francesca Mancini. Un anno fa circa ha riaperto, sempre a Berzona, il piccolo negozio di paese. Una vera scommessa, la partenza è stata buona, ora però viene il difficile. Dobbiamo dirlo appunto sull'anno intero. L'inverno, la parte più dura, è funzionata. Apriamo solo 2 ore al giorno, ma siamo sopravvissuti. D'estate abbiamo molto da lavorare. Ma chi sono i clienti che si spingono a Berzona, al piccolo spaccio di paese? Maggiormente i turisti che vengono qui, che hanno le case di vacanza, gente del posto, poco. Sono appunto più turisti anche che passano solamente. Infatti qua in paese siamo in 13 tutto l'anno, perciò non è che... Turisticamente una realizzazione importante è rappresentata dalla funivia che collega Zot, questa zona in cui ci troviamo, all'Alpe Saleia, quota 1780. Una funivia che solo l'anno scorso ha trasportato oltre 11.000 persone, una funivia in attività da 5 anni, un successo dovuto prevalentemente al patriziato e al volontariato Vasco Gamboni. Sì, è vero, l'iniziativa è partita dal patriziato generale Don Sernone. Qualche anno fa il cammino è stato lungo e difficile, perché non tutti all'inizio vedevano questa realizzazione come un fatto positivo per la valle. La valle è selvaggia e priva di grandi infrastrutture. Questa è un'infrastruttura leggera, come vedete la cabina può portare solo 4 persone, non c'è il pericolo che vengano trasportate masse di turisti, però c'è chi temeva l'arrivo di masse di turisti. In effetti si è rivelato un successo. Il rapporto tra gli utenti e il territorio è un rapporto molto discreto, molto equilibrato. Si sale verso l'Alpe Salei, che è una zona molto aperta, molto favorevole alle passeggiate per le famiglie, per i bambini, non è una zona impegnativa, si presta molto bene a un turismo di tipo familiare, ma dà la possibilità anche agli escursionisti che hanno intenzione di percorrere lunghi itinerari di andare verso l'Italia, verso la Val Vigezzo, verso la Valle Formazza o verso la Valle di Campo. Noi saremo lì fra sette minuti circa, e saremo, ricordiamo, in quello che dovrebbe essere il cuore di questo Parco Nazionale del Locarnese, un progetto importante al quale sono affidate molte speranze. Però a che punto siamo?
Dunque, il progetto va in avanti, naturalmente va in avanti a piccoli passi, come queste grandi realizzazioni esigono prudenza, esigono un rapporto di conciliazione tra interessi molto diversi, che sono quelli degli enti pubblici, ma anche dei privati che sono attivi sul territorio, gli allevatori, i contadini e poi ci sono le associazioni di cacciatori, di escursionisti e via dicendo. Il progetto va in avanti, non concerne evidentemente solo la Valle Osernone, qui siamo un po' nel cuore dell'area territoriale del previsto parco, concerne anche le Centovalli, la Valle Rovana e la Valle Bavona, con le quali noi evidentemente confiniamo. Il progetto è in una fase avanzata, la Confederazione è pronta per il varo della legge che stabilirà le norme per l'istituzione dei parchi e si spera che naturalmente dopo aver discusso con tutti gli interessati si possa arrivare a questo obiettivo. Ecco, noi stiamo salendo in alto, ma lei lo sa, un suo conterraneo tanto tempo fa è andato molto più lontano, ha visto la Valle Osernone quasi dalla luna. Vediamo di chi si tratta. Chi l'avrebbe mai detto? Un osernonese finito nello spazio. Questo è il destino di Walter Schira, uno dei pionieri delle conquiste spaziali americane. Qualcuno però lo aveva ipotizzato di origini siciliane. Sì, perché diceva finché veniva dalla Bassa Italia, che ne stai di pulire. Ma Schira era qui, si scappa meglio. La verina, l'ha messo su, insieme a Schira. Come non avendo, che gli mi genestri da attaccarsi neanche. Già negli anni 60, tra un'impresa spaziale e l'altra, Walter Schira era venuto in Ticino ed era stato intervistato da Marco Blaser. Non era però salito in Osernone. È uno dei pionieri dell'ente spaziale nordamericano. Venne selezionato per il team astronautico unitamente a Shepard, Grissom, Glenn, Carpenter e Cooper, i magnifici sette destinati ai voli umani verso la Luna. Di questi Schira rimane uno dei più autorevoli. A noi è molto vicino perché è di origine ticinese. È un posto meraviglioso. Ho visto il Ticino dall'aereo e ne sono incantato. Overwhelming. Very pretty. Nel frattempo gli americani conquistano la Luna e questo grazie anche alle imprese precedenti di Walter Schira, che nel 1978 finalmente arriva a Loco. Il giorno tanto atteso della gente di Loco e della Valle Osernone è arrivato. Il nostro concittadino Walter Schira, uno dei primi navigatori della stratosfera, cioè uno degli autori della più grande conquista del genio umano, è venuto a trovarci qui nel suo modesto paese d'origine, a rendere omaggio alla casa dove vissero i suoi antenati. Io ho il graditissimo compito di conferirti la cittadinanza onoraria di Loco. Grazie. In quell'occasione Walter Schira disse: qui le case sono talmente una contro l'altra in uno spazio così esiguo che in questa città non c'era più posto. E forse per questo che la gente è partita. E torniamo sulla Terra, su questa Terra, con qualcuno che la conosce molto bene perché qui è nato e qui vive. Ilario Garbani Marcantini è un trascinatore, una locomotiva, lui è insegnante, organizza manifestazioni, è ricercatore in ambito etnomusicale e recentemente, pensate, ha anche inventato il gelato alla farina buona. Insomma, la creatività non manca qui in valle. Ma no, io ho semplicemente fatto con la farina buona quello che ho fatto con la musica. Ho trovato come una vecchia canzone dimenticata e ho cercato di dargli un senso nuovo, modernizzarla per far